Cortana, devo solo sapere se li abbiamo persi. La risposta la conosciamo entrambi, no? Abbiamo fatto un salto nel buio. Come sono? Arrivati qui per primi. Le navi dei Covenant sono più veloci. Ci hanno seguito da Reach perché alla velocità della luce le mie manovre erano limitate. Viaggiavamo a emissioni zero, no? Solo prima di rallentare. Poi chiunque avrebbe notato la nostra scia nel subspazio. Ci aspettavano dall'altra parte del pianeta. Allora, qual è la situazione? I nostri caccia stanno terminando l'ultima ricognizione, niente di serio. Ma ho individuato segni di avvicinamento di diversi gruppi da battaglia classe CCS. 3 grandi navi per ogni gruppo. E tra circa 90 secondi li avremo addosso. Allora ci siamo. Riporta la nave al livello di allarme Alfa. Tutti al posto di combattimento. Tutti, signore. Tutti. E Cortana? Mm? Accogliamo i nostri vecchi amici come si deve. Ho già cominciato. Attenzione a tutto il personale combattente. Tutti al posto di combattimento. Quinto plotone, chiudere rampe su Conte 11. 14° plotone e 22° tattico alla paratia Charlie 14. Avete sentito la signora? Datevi da fare! Non è un'esercitazione. Ripeto, non è un'esercitazione. Ancora una volta, dobbiamo finire il lavoro iniziato dai piloti. Stiamo abbandonando la nave per affrontare i Covenant a terra. Quando incontreremo i nemici, li faremo a polpette! Giusto, Marines? Signore, sì, signore! Certo che ho ragione. Muoversi a passo di corsa! Attenzione a tutto il personale. Torniamo all'attacco. Contatto esterno e interno imminente. A tutte le reclute che volevano vedere gli alleati da vicino, oggi è il vostro giorno fortunato! Wow! Wow! Scongeliamolo. Ok. Sistemi di basso livello attivati. Apertura involucro fra 30 secondi. È caldo! Rimozione perni, 5 secondi! Wow! Tutti i sistemi sono sul verde. Ciclo completo. Scusi lo scongelamento rapido, capo. Qui siamo tutti un po' di fretta. Il disorientamento passerà presto. Bentornato, signore. Ora la prepariamo al combattimento. Si guardi intorno, per favore. Okay. Serve una calibrazione per la diagnosi della sua corazza. Bene, grazie, signore. Monitor dello stato di salute attivi, signore. Mi fanno uno strano effetto i personaggi. Nessuna bruciatura da freddo. Ok, ora può uscire dal tubo criogeno. Usa per uscire... Ah, ok. Mamma mia, sto bianco. Buonasera a tutti, comunque. Basta con sto bianco. Una doppia dose di stimolante. Giri intorno al tubo criogeno e mi raggiunga per la diagnosi ottica quando è pronto. Pronto, che mi fanno l'esame. Speriamo che questo non si infili il guanto. So che di solito i tecnici controllano anche i sensori per la mira, ma abbiamo poco tempo, capo. Guardi le luci lampeggianti e prenda la mira. Appena le aggancia, cambieranno colore. Okay. Sembra a posto. Signore, sto rilevando errori di calibrazione. Provo a invertire anche la sequenza dei suoi rilevatori di mira. Mi dica se va meglio in questo modo, signore. Provo a prendere la mira. No. Va meglio così o come prima?
B per cambiare, A per lasciarla così. Assolutamente lasciarla così. Potrà comunque cambiarla da solo. No. Ci penso neanche molto. Scudo energetico. Mi segua alla postazione del test dello scudo. No, momento, me l'ha cambiata. Gruppi di fuoco, occupare posizioni difensive. No, wow. Allora, aspettate, impostazioni, gameplay, livello, impostazioni passato. Cazzo è impostazione? Ah, ok. Tempo di gioco, posizione, schermo. No, come faccio a cambiare Cristorofo? Che due coglioni, ho schiazzato A e me l'ha messo storto. Configura controller. Pulsanti di combinazione, le vette. E inverti visuale. Controller. Centro visuale automatica. Vibrazione, grilletti, sensibilità. Azzerazione, zona morta. Ma porca miseria, che due coglioni. Vibrazione. Anch'io mi devo finire Doom Eternal, sono tipo al penultimo boss su PlayStation 4, tra l'altro. Così? Si veda Alfa Sierra. Rilevati mezzi d'abordaggio nemici in avvicinamento. Pronti a respingere gli intrusi. Ma porca miseria, che due coglioni. Impostazioni, controller. Scusate, ma giustamente devo capire sta cosa, mi va in pappa il cervello. Ah, per forza ho fatto quello in volo. Ma era giusto. Ma vabbè, possiamo andare comunque. Ciao Fabio, buonasera Sada e a Amy, benvenuti. Resti sul qua quadrato giallo, ci vorrà solo un secondo. Ok, attivate i suoi scudi energetici. Certo, non è che sia proprio in mezzo a sto coso qua, però va bene lo stesso. Carica degli scudi completa. Ok signore, ora li abbassi che testiamo la ricarica automatica. Aia. Ricarica normale, l'indicatore segna verde. Ponte a Creo 2, qui è il capitano Keyes. Mandate subito il capo al ponte di comando. Capitano, così salteremo il controllo delle armi e... Ho detto subito, soldato. Sì, signore. Il capitano sembra nervoso, meglio sbrigarsi. Penseremo dopo alle armi. Ok, lascio in funzione almeno la diagnosi automatica. No, stanno forzando la porta. Allarme! Intrusi nel Creo 2! No, vi prego! No! Sam! Svelto, mamma mia, dobbiamo uscire di qui subito. Che urlo vigoroso. Andiamo. Datemi un'arma però. Wow. Cioè, non sto rendendo conto che è incredibile. Allarme. Porco satana di audio. Aspetta, di sinistra 4, 7 e 12. Squadra Baker all'attacco. Datemi un'arma. Degno del mitico Dario Argento su Dead Space, porca miseria. Mi sa che qua non devo andare, Aiuto! Muori e darmi l'arma! Bloccate con le porte blindate! Svelti! Svelti! Datemi l'audio! Qua è la versione remastered del primo Halo. Infatti a livello grafico. Basta! Beh! Andiamocene da qui! Ma mi ha fatto ciao ciao con la manina! Vado di qua io, Lassù!
Come lassù voglio un'arma io. Bastardi. Brucia. Signore, il capitano. Brucia. Maremma se brucia. Mi sta piando fuoco il testo. Salve. Dove sono le armi? Io vedo soltanto scudi, maledizione. Salve Luca. Minchia, 3-1 ieri. Ma com'è morto questo? O si sta trasformando? No, si sta trasformando questo qua. Sta diventando un... Attenzione. Incursioni di cobra. Sta diventando un necromorfo. Che mi guardate? Vabbè. Dunque, certo, mamma mia, 3-1, cioè. Buonasera. Ma sta mica giocando la Juventus adesso, se non mi ricordo male. Contro Zenit. Che tra l'altro, se non mi ricordo male, è su Prime. Che è in esclusiva su Amazon, se non mi ricordo male. Signor capitano? Ma qua questi qua li prendevano solo se erano pelati. Mi sa di sì. Eccolo. Mamma mia, sto bianco. Capitano Keyes. Che piacere vederti. Le cose non vanno bene. Cortana ha fatto del suo meglio, ma non potevamo farcela. Una dozzina di super corazzate dei Covenant contro un solo incrociatore. In queste condizioni mi bastano 3. Facciamo 4 vittime. Dormito bene? Sì, alla faccia di come guidi. Ti sono mancata? Trasporto. Deve essere stato uno dei loro gruppi d'assalto. Direi una carica antimateria. Signora, il controllo di tiro del cannone è disattivato. Capitano, il cannone era l'ultima arma offensiva. Va bene. Sto iniziando il protocollo Call, articolo 2. Abbandoniamo l'auto. Vale anche per te, Cortana. E lei cosa farà? Andrà giù con la nave? In un certo senso. Voglio atterrare con l'Autumn sull'oggetto che abbiamo trovato. Con tutto il dovuto rispetto, non servono altre morti eroiche. Apprezzo il tuo interesse, Cortana, ma non dipende da me. Il protocollo è chiaro. La distruzione o la cattura di un'intelligenza artificiale di una corazzata è inaccettabile. E ciò significa che devi lasciare la nave. A dopo, Luca. Seleziona delle aree di atterraggio d'emergenza, caricale sul mio laccio neurale e preparati a un trasferimento poco piacevole. Sì, signore. E qui entri in gioco tu. Fa uscire Cortana da questa nave e proteggila dal nemico. Se la catturano, sapranno tutto. Spiegamento delle forze, ricerche sugli armamenti. Terra. Capisco. La Autumn eseguirà manovre evasive finché non inizierà la fase d'atterraggio. So che non mi darà ascolto, ma lascerei gestire la manovra finale alle mie subroutine. Ottimo lavoro, Cortana. Grazie. Sei pronta? Proceda. Ti auguro buona fortuna. La tua struttura non è molto diversa da quella della Autumn. Non farti strane idee. Non la tengo mai carica. Dovrai trovarti le munizioni da solo. Come? Le munizioni da solo? Diciamo che mi fa un po' specie, dato che... Non mi ricordo se avevo giocato sta versione qua, la remastered o quella normale ai tempi. Moriamoci, capo, non c'è più niente da fare qui. Ciccio, mia live, mia... Mi sono appena disdibernato quel cazzo che è, faccio quello che voglio, ok, con i miei tempi, capito zio? Ecco, punto 1. Punto 2, vaffanculo. Punto 3, mi sono dimenticato quello che volevo dire. Ah, punto 3... Mi fa molto, come dire, strano, perché tipo i modelli dei personaggi mi sembrano a metà tra quelli di Dobbiamo Half-Life e lasciare la nave prima che sia completamente invasa dai Covenant. No, il nanetto! Half-Life e coso? Come si chiama? Mi sono già dimenticato il nome. Che cazzo è uscito questo? Datemi le armi! Half-Life è coso? È Max Payne, porca miseria. Non sai fare di meglio? Non sai fare di meglio? I Marines hanno bisogno di aiuto, capo. Fai del Ah, però. Muoviti!
Minchia, dai, attimo che arriviamo là, mo si sparano tutti. Bello l'audio delle armi, però. No, è con noi questo. Mi scusi. Mi è partito il colpo, non era mia intenzione. Sa, sono appena stato disibernato, non so dopo tanto quanto tempo. Bello l'audio della Mazzines. Mamma. No. Senti, però hanno messo anche la vocina sti nani qua. No, questo lo carrego. Sploffete. Ah, io mi ricordo che questo gioco... RB per ricaricare Y per cambiare arma quando ti trovi sotto un arma che è venuto RB. Ah, ok. Zappa. Puoi portare più di due armi per volta. Mamma mia che stress le hitbox cazzo te spari, agoione. Sono arrivato a giocarlo fino a metà dopo questo e dopo non mi ricordo più niente. Ok. È talmente... Dopo non so davvero se è perché hanno rifatto l'audio anche qua della remaster eccetera eccetera, ma sembra talmente fatto male che cioè, che torna indietro quanto, per quanto faccia schifo e stia anche... Ma dove cazzo scappa questo? Aserpico! Per quanto faccia schifo è anche bello. Vada avanti capo, controlliamo noi la camera d'equilibrio. Ok, ma io stavo andando da un'altra parte. Dove sono andato? È esplosa sta parte. Ah, è la nemica navicella. Stanno usando niente, le camere niente. D'equilibrio delle nostre scialuppe per entrare. Ci sarà bloccata la live, la chat. Furbi bastardi. Quanto è sboccata signorina Cortana. Ah, dovevo andare da qua. Così salto. Qua qui andrò a trovare le bombe. Mamma mia, io ho fatto un giro incredibilmente da dietro. Mamma. Mi piace tantissimo l'audio delle armi. Certo, sto già pensando magari finito qua lo cosa portare nel periodo natalizio. Adesso sto facendo il filo a coso a Borderlands 3 perché comunque boh, non so perché mi sto intrippando un po' con lo spin-off che uscirà l'anno prossimo, no. Come cacchio si chiama, che sarà sempre nel, diciamo, nell'universo di Borderlands, sarà vagamente ispirato anche a Skyrim eccetera eccetera, sempre con ovviamente le altre facce dei Borderlands. Bastardo, che devo capire bene. Posso. La porta qua. Becille che scappa. Andiamo amici. Io taglio la corda. No, soldato, tu non taglio un cazzo. Nemici. Mi fa ridere questi che sparano, ti guardano e scappano. Wait, wait. Quanto è bello il... Gnazzo. Qua sembrano dei claptrap. Effettivamente. Così cambio arma. Ciò non va bene. Covenant, al piano di sopra. Ok, adesso
piano piano mi sto ricordando tutte queste fasi qua. Bastardo. Allora, l'altra arma che voglio vedere l'impatto audiofono dell'arma. E mori. Ne vuoi ancora? Bello, bello l'audio delle armi. Quanto buio! Quanti nani! È troppo cute l'audio dei nanetti! Troppo bellino! Gli sarà di lezione! Questo si muove! Lo vedi? Questo si muove? Dov'è? Equipaggio, è il capitano che parla! Quanto cazzo è uscito questo? Squadra combattimento, respingere gli invasori fino all'evacuazione del personale operativo. Chiudo. Minga, con calma, mo si va nella super mega zona degli hangar, se non mi ricordo male. Cazzo è questo qua? Spero che l'audio sia settato giusto, l'ho lasciato a 40. Solta che si possa settare in questa serie qua di giochi. Dovremo usare gli accessi per la manutenzione. Seguite il punto di rotta, vi porterà a un'uscita. Tutti la direzione sono indicatori temporanei che compaiono sulla visione della testa della U. Punti indicano la direzione e la distanza di eventi e bersagli importanti. La torcia. Ok, la torcia, ma quando cacchio devo andammo? Ma non mi devo ficcare. Qua mi si è chiuso. Ok, devo andare là dentro, che succede qualcosa là dentro. Punto. Ah, di qua. Ma non avevo mica visto. Me lo ricordo che quel pezzo qua era dei varchi d'accesso. Rilevatore di movimento attivato. Troviamo un'uscita sicura. Era molto, ma molto labirintica come prima parte. Siamo troppo vicini. Dobbiamo trovare un'altra uscita. Il rilevatore segnala via libera. Aspetta, dobbiamo passare da quella porta, ma un'esplosione l'ha danneggiata. Analisi. Il meccanismo di controllo della porta è inattivo, ma è stato gravemente danneggiato. Dovresti riuscire a sfondarla con il calcio dell'arma. Mamma Maola B. Tutorial per come spezzare B. Bluffete, ma non volevo. È comunque cute. Mamma mia, mi scimondo tutti. Agornudazzi. Mamma mia, quante cacche. Vabbè, che ce ne siamo sulla nostra nave. Mancherebbe anche che non siamo pieni di munizioni. Ne girano lì coglioni che non so le bombe. Vieni giù, ora siamo in due, dentro. Capito, siamo in due. Non temere che con me non ci... Ah, ok, basta andare vicino al medikit, per fortuna. Ah, è qua. Sembra che i Covenant volessero prendervi di sorpresa. Squadre di combattimento da Sierra Victor, pronti a evacuare. Sembra tutto a posto qua, i miei dati paracetamolici. Qua c'è qualche easter egg.
qualcosa di nascosto, non c'è un cazzo. Chat maledetta di Twitch. Buono. Ah però. Ma che cacchio hai fatto da morire, brothers? Sembra molto una zona di Dead Space questo. Ah ok. È anche molto duro. Perché bastardo? Pure questi maledetti. Sempre carini però. Mamma mia, vi smonto con la vostra stessa arma. Oh no, Nightbot, quanti cazzo sono? Ah, sono arrivati quelli della fanteria. Dopo che ho fatto la puzza, i danni alla sovrastruttura sono gravi. Non so quanto potrà ancora resistere. No? Mamma mia, vi strumo. Ah, trova. Mi sto guardando una let's play di Alien Fire. E c'è tipo la smart gun dei vari alien che aspettate il tasto per sparare e poi il reticolo di mira va dove vuole, se becca un nemico proprio automaticamente una bomba. Le bombe, mamma mia, mazza cazzo, che salta fa? No. Finalmente sono arrivate le bombe. Ok. Qua. È rimasta una sciarupa. A bordo, prima che parta. È il momento ideale per andarsene. Andiamocene. Sì, signore. Ci siamo staccati. Distanza minima di sicurezza. Ce la faremo, vero? Non voglio morire qua giù. Guardate! Che cos'è quello, tenente? Che cacchio ne so, ma ci stiamo atterrando sopra. L'Otom è stata colpita! Lo sapevo. La Autumn sta accelerando. Keys, vai in manuale. Attenti tutti, ci siamo. Tra 5 secondi entriamo nell'atmosfera dell'anello. Sicuro che non preferisci sederti? Andrà tutto bene. Se avessi ancora le dita, le terrei incrociate.